era importante organizzare questa conferenza stampa perché noi riteniamo l'argomento di questa mattina che presentiamo uno dei passaggi fondamentali della vita politica di Porto Gruaro. Quello che presentiamo oggi poi va visto assieme a una serie di altre cose che stiamo facendo, per esempio la modifica del regolamento del Consiglio Comunale, che è visto molto impegnato il Consiglio Comunale stesso, va visto anche in funzione degli atti di trasparenza. Voi avrete notato che nel foglio informativo dei comuni di Porto Gruaro sono stati indicati le indennità di vari amministratori, le risorse che sono a disposizione di tutti i politici, le risorse che noi spendiamo per telefono, per rappresentanza. Quindi tutto questo va verso nella direzione del cambiamento che noi dovremo assumere. Faccio solo una battuta perché non è argomento di oggi e lo lasciamo lì, nel senso che avremo occasione da qui in avanti di discutere anche della decisione che le forze politiche che sostengono questa coalizione tutte assieme hanno deciso già un anno e mezzo fa di verificare a metà mandato, voglio dire, la verifica programmatica, fare il punto della situazione, capire quali sono le risorse che abbiamo a disposizione e dire due anni e mezzo ai nostri cittadini per tempo quali sono le cose che noi possiamo fare e non fare, non per incapacità nostra ma perché la situazione è talmente grave, la crisi è talmente profonda, le risorse sono talmente bloccate che è probabile che non riusciamo a mantenerlo. Quindi noi abbiamo bisogno di focalizzare il nostro programma, definire quali sono le 5, 6, 10 cose che siamo in grado di fare e sulla base di questo riorganizzarsi per poter rispondere a queste esigenze. Ma questo è un argomento che inviterei a affrontare in un secondo momento, abbiamo molto tempo davanti. Il codice etico è, innanzitutto voglio sottolineare, è uno dei progetti, poi c'è la cartella, ognuno avete la vostra cartella, dentro c'è tutto quello che vi dirò in questa conferenza stampa. Il codice etico è uno dei progetti che l'amministrazione comunale ha puntato da subito. La sua predisposizione è stata oggetto del PEG 2011, PEG è il piano economico di gestione, che è un atto obbligatorio da parte dei comuni, ed era nel PEG dell'ufficio di gabinetto. Quindi è già dal 2011 che noi avevamo colto questa esigenza di arrivare al codice etico. Lo scopo della collezione del codice etico è quello di assumere e far assumere o farci assumere come amministratori un impegno nei confronti dei cittadini. Questo è il vero significato del codice etico. Poi magari all'interno ci sono norme che sono riprese dalla Carta Europea, dalle leggi e quant'altro, però il fatto di rimetterle assieme e di puntualizzarle è uno degli elementi fondanti del codice etico. Quindi è un impegno nei confronti del cittadino, lo voglio sottolineare. Per la promozione e serve che cosa o cos'è che ha dentro come contenuti? Deve promuovere i principi della coscienza della responsabilità civica nel governare una comunità. Deve garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, se mi riferisco sempre agli amministratori, con moralità e onestà, credibilità, trasparenza, rispettando la legalità e la correttezza istituzionale. Ciao. Per proseguire poi con lo spirito di servizio. Quindi nel codice etico convengono e vengono riassunti per il pubblico amministratore quindi i fondamentali principi e valori su cui si basa la funzione pubblica. Quindi la riassumo sostanzialmente. Principio innanzitutto della trasparenza, ho già accennato prima. I cittadini devono sapere tutto quello che la legge obbliga, in questo caso, far conoscere ai nostri cittadini. I valori costituzionali della legalità, quindi un buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, il principio dell'etica, l'individuazione di norme comportamentali corrette, che devono essere sempre privilegiare, devono sempre privilegiare l'interesse pubblico generale della comunità. Voi capite che in questo momento noi siamo sotto una rete di ingrandimento molto forte, tutti i nostri comportamenti sono sotto tiro, nel senso che il cittadino oggi è arrabbiato, molto arrabbiato, e quindi oggi impone anche agli amministratori una correzione dei loro comportamenti, o meglio un'attenzione rispetto ai loro comportamenti, nel senso che forse il cittadino nel passato ci osservava però con anche una, in qualche occasione anche cercando di comprendere lo sforzo che facevamo, il volontariato che mettevamo in campo,
l'impegno che ci mette oggi prevale il senso della rabbia, prevale il senso della protesta, prevale il senso della sfiducia, prevale il senso che chi fa politica comunque ha qualche interesse, prevale il senso che siamo tutti uguali. Il codice etico si inserisce dentro ed è un piccolo tassello che ci aiuta a fare un altro passo in avanti. Infatti credo profondamente che questo principio, insieme ai miei colleghi di giunta, è un principio fondamentale. Quindi gli amministratori devono esercitare la loro funzione conformemente al mandato conferito dai loro elettori e sono responsabili nei confronti della popolazione locale, compresi gli elettori che non lo hanno votato, perché questo è un altro passaggio. Cioè noi non abbiamo, noi che amministriamo, un dovere verso i nostri elettori, cioè quelli che ci hanno votato. Nel momento in cui termina una campagna elettorale noi rappresentiamo tutta la città con tutte le sue sfaccettature, con tutte le sue idee diverse o con tutti i suoi problemi, con tutte le sue differenze. Questa volontà è stata espressa già nel 2011, siamo fine 2012, quindi siamo 2 anni che noi stiamo discutendo. E io oggi propongo un codice etico, e lo sottolineo, anche perché l'abbiamo in parte concordato con il capigruppo consigliare. Io oggi applico un codice etico con un decreto sindacale e questo codice etico allo stato attuale si applica solamente ai membri di giunta e agli eletti e ai nominati del sindaco. Quindi è un codice etico che ha valenza e deve essere riconosciuto e applicato per, l'abbiamo deciso assieme ovviamente, ai membri di giunta e agli eletti del sindaco, presidenti di aziende che il sindaco ha nominato e quant'altro. Devo dire che però siamo in fase, dal momento in cui siamo partiti a oggi, è cambiato molte cose, per esempio in corso di votazione il 174 e il 174 impone già degli obblighi che sono dentro il codice etico di trasparenza, cioè quello di, e questo non solo per la giunta ma anche per il consiglio, impone la pubblicazione sul sito internet del reddito, e poi vedremo come verrà regolamentato o come verrà recepito dal Consiglio Comunale, il reddito e il patrimonio che uno ha all'inizio del suo mandato, le modifiche che intervengono all'interno del mandato e la pubblicazione del reddito e del patrimonio di fine mandato. Questo è un fatto obbligatorio previsto dalla legge, è già passato con 3 voti di fiducia al Senato, adesso deve passare alla Camera, comunque nessuno ha messo in discussione questo. In sede di conferenza, dicevo prima, diceva il Presidente, ho già anticipato, perché abbiamo dall'approvazione del decreto 60 giorni per regolamentare le procedure per la trasparenza, perché il decreto prevede anche delle sanzioni molto elevate per chi non applica o chi non dice o non dichiara i propri redditi, per esempio, sanzioni che vanno da 2.000 a 10.000 euro. Quindi dobbiamo anche regolamentarlo, il Consiglio è obbligato a regolamentarselo. E in sede di conferenza di capigruppo ho detto: bene, tu applichi il codice etico per gli amministratori, dopodiché ce lo trasmetti, sulla base del codice etico degli amministratori valuteremo assieme e sarà un contributo affinché i capigruppo consigliari possano porre all'attenzione il nuovo regolamento e anche il contenuto del nuovo codice etico. Mi pare che questo è quello che noi abbiamo assunto. Quindi dopo la firma che farò dopo del codice etico, che verrà consegnato a tutti, lo stesso verrà consegnato al Presidente del Consiglio, al quale il Presidente del Consiglio trasmetterà il capigruppo e inizierà, in tempi che sono anche molto stretti, tutto quel lavoro che la legge ci impone. Il codice etico è un nuovo regolamento del Consiglio Comunale e infatti è quello, mi sono perso, lo dicevo perché l'avevo detto prima, il codice etico assieme al regolamento del Consiglio Comunale, e qui devo dare atto ai gruppi consigliari, il Presidente del Consiglio, che hanno con 6 commissioni consigliari, cosa che non era successo mai nel passato, si sono impegnati per arrivare a una definizione del regolamento consigliare che ha portato risultati da non sottovalutare. Era la semplificazione delle procedure, rendere più snelli i lavori del Consiglio, dare modalità di discussioni più celeri, valorizzare il ruolo del Consiglio Comunale, allargare la partecipazione attiva e la responsabilizzazione dei consiglieri, introdurre novità tra gli organismi istituzionali. Pertanto tutte queste sono modifiche che non sono di poco conto e che magari alla lettura semplice e veloce può sembrare solamente un fatto burocratico amministrativo, invece all'interno
ci sono dietro una filosofia, quello del decontenimento di costi, di far capire ai cittadini cosa deliberiamo, cosa facciamo, non trascinare dibattiti, poi si inizia con un ragionamento, se ne finisce con un altro. La concretezza non è quello di togliere a qualcuno la possibilità di parlare, è quello di impegnare tutti noi nella semplicità a esprimere i concetti più semplici per il cittadino. Abbiamo fatto fatica, non escludo, a raggiungere questo obiettivo, però alla fine quello che conta è il risultato. E questo è un risultato, secondo me, corposo e sostanzioso, e secondo me anche questo è un altro passo verso l'applicazione della spending review. La spending review non è solamente una norma che tocca solamente alcuni aspetti, perché i comportamenti, l'organizzazione vanno verso la razionalizzazione dei costi, vanno verso la riorganizzazione, voglio dire, interna del comune di Portoguaro, ci aiuta a fare quelle cose che noi siamo costretti a fare, forse perché nel passato non abbiamo avuto la capacità di avere la stessa attenzione che abbiamo oggi, forse perché le risorse c'erano, ci avevano fatto credere che le risorse c'erano, invece non c'erano, e quindi io credo che tutte queste piccole cose vanno verso un'unica direzione, così come prima ho avuto modo di accennare, adesso concludo in questa maniera, avevo avuto modo di accennare che anche la capacità, che non è usuale, anche se qualcuno di voi che fate per mestiere i giornalisti, andate nel sito internet, voi vedrete che le modifiche, le organizzazioni della giunta di metà mandato, la verifica dei programmi, le modalità che noi abbiamo adottato e che vi abbiamo già comunicato per quello che le maggioranza delle liste, le liste che sono di maggioranza, hanno deciso, è un altro passo in avanti rispetto a questa strada che arriva verso la trasparenza, cioè la gente, i nostri cittadini devono sapere a metà mandato e non 6 mesi prima che noi non siamo in grado di mantenere gli impegni che ci eravamo assunti. Devono sapere che noi abbiamo delle risorse ingenti, importanti, che non possiamo spendere. La gente deve sapere se riusciamo a fare, banalizzo, la RSA piuttosto di il parcheggio del Pio X, piuttosto di intervento sulla Perfosfatti, piuttosto l'attenzione sul lavoro, su tutte quelle problematiche sociali adesso. Oggi il tema, come avete capito, come abbiamo capito, è il lavoro. Ieri leggevo un articolo di un mio collega di Calzignano, in comune, che mi ha molto colpito. Ha detto, il titolo era "Io odio il giovedì", e sono andato dentro a leggere, ma guarda, io lo potrei prendere, anzi penso che lo manderò a tutti i consiglieri comunali e tutti i membri di giunta, perché veramente è un sindaco di centro, critica il centrodestra, critica il centrosinistra, ma quello che mi ha fatto cogliere in maniera molto forte, quando dice "io odio il giovedì", perché il giovedì? Perché ha ricevimento come ho io. E mentre fino a un anno fa la gente che le chiedeva di parlare col sindaco aveva un tono completamente, una finalità completamente diversa, che era quello di chiedere consigli, di porre un problema, di capire come si fanno a risolvere. Oggi, voglio dire, su 10-20 persone che io ricevo, sono 20 del lavoro. È gente che è disperata, è gente arrabbiata, è gente che non sa venire fuori. E quello che è più grave è che io adesso non sindaco, ma qualsiasi di voi messo al mio posto, c'è una frustrazione enorme a non riuscire a dare risposte, perché quando uno chiede lavoro, vengono da me e mi dicono: "Sindaco, se io vengo qui, io ho la mia dignità, ma mi creda, questo è lui, dopo che ho fatto migliaia di domande, ho parlato con amici, parenti, con mia padre, mia madre, i miei, tutti quelli che potevano, e non riesco a uscirne dalla mia drammaticità, drammatica situazione, mi perdoni, vengo da lei perché io, non perché voglio disturbarla, non perché so che lei non mi può dare la risposta, ma io ho bisogno a qualcuno, o meglio, ho bisogno di percorrere tutte le strade, e se l'ultima strada è disturbare lei, io poi dico sempre, io devo venire da lei, perché devo essere a posto anche con la mia coscienza di aver fatto tutto il possibile per garantire tranquillità ai miei figli, alla mia famiglia e quant'altro". Quindi anche questo ultimo passaggio, che sarà mica facile, nel senso che siamo consapevoli, quando un anno e mezzo fa abbiamo percorso, che poi troverete i verbali, troverete in cartella tutto, perché voglio dimostrare che questo percorso non nasce oggi, nasce un anno e mezzo fa, con la consapevolezza e la condivisione di tutti.